La letteratura religiosa è tutta la letteratura di materia religiosa che viene prodotta in epoca medievale. L'anno di inizio della letteratura religiosa è considerato il 1260. Ma qual è il genere più importante della letteratura religiosa? Beh, la lauda, ovvero un componimento che ha alcune caratteristiche particolari. Innanzitutto, le laudi venivano raccolte in manoscritti chiamati laudari. Erano in lode dei santi, di Cristo e della Madonna. Venivano recitate durante ricorrenze religiose accompagnate con la musica. Erano povere dal punto di vista sintattico. Erano poi principalmente anonime. E soprattutto erano prodotte in Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. Per tutte queste ragioni, la poesia religiosa è considerata a tutti gli effetti la prima forma di letteratura italiana. Ma chi sono i principali protagonisti della letteratura religiosa? Beh, sono principalmente due, Francesco d'Assisi e Jacopone da Todi. San Francesco nasce ad Assisi nel 1181 o nel 1182, non è certo. Quello che è certo è che il 1206 è l'anno della sua conversione religiosa. La sua poesia ha delle caratteristiche molto precise. Innanzitutto scrive come atto di fede. Inoltre ha sì una profonda cultura religiosa, ma conosce molto bene anche la letteratura cortese. La sua opera più celebre è il Cantico delle Creature, il più antico componimento in volgare italiano composto intorno al 1224. Il cantico nasce come strumento di propaganda religiosa. Da qui emerge una visione ottimistica e positiva della vita umana e della natura. Dopo la morte di Francesco, si sviluppa la cosiddetta letteratura francescana, che prosegue anche nel 300, grazie alla quale vengono prodotte molte biografie di santi. Jacopone, invece, nasce a Todi tra il 1230 e il 1236. La sua conversione risale al 1268. Da quel momento rifiuta ogni valore mondano e rinnega tutto ciò che è legato al corpo e alle cose terrene. La sua opera principale è lo Stabat Mater, una lauda scritta in forma di dialogo, in cui si racconta il dolore di Maria durante la crocifissione di suo figlio. Il componimento utilizza un linguaggio misto, ovvero parole del volgare umbro e latinismi, ma la metrica ripropone i modelli della poesia dotta. Se vuoi saperne di più, vieni a trovarci su studenti.it.